Diane, oggi a Roma ci sono 26 gradi, in questo momento sta piovendo, è il 4 luglio del 2013, Dale è ancora nella loggia e gli anni 90 stanno tornando di moda, così come Twin Peaks e tutte quelle atmosfere un po' vintage, come questo qui, il rossetto di Audrey, rosso ciliegia, rosso come l'amore, e si sa, a Twin Peaks solo due cose aprono le porte, l'amore e la paura. E allora oggi noi parliamo un po' d'amore e un po' di ciliegie. A proposito, ricordate quando Dale Cooper arrivò a Twin Peaks, quante porzioni di cherry pie chiese a Norma? Hai i nomi delle persone di cui si occupava Laura? Posso procurarveli. Un'altra cosa. Altre due fette di questa crostata. Subito. Questa torta di ciliegie è un miracolo. Vuole un altro po' di dolce, una torta intera? Volentieri, signorina Johnson, e anche un foglio di carta e una penna se ce l'ha. Sto meditando di scrivere un poema epico su questa torta superlativa. Quale sarà il segreto della cherry pie di Norma? Lo stesso segreto di tutte le cherry pie, è dolce soltanto all'interno. Esternamente invece è insospettabile. Diffidate di chiunque vi dice che va messo lo zucchero nella pasta brisée, come la chiamano i francesi, o crust, come la chiamano gli americani. Serve soltanto farina, burro o shortening e acqua, non latte. Poi internamente metteremo zucchero, cannella, vediamo quali sono tutti gli ingredienti. Queste dosi andranno bene per una testata per circa 8-10 persone, come questa, ma se preferite potete fare come me, che oggi mi sento un po' romantica e ho deciso di prepararne 5 piccole, così. Il modo migliore per preparare la pasta brisée è mettere la farina a fontana su una spianatoia. Una volta disposta la farina potete inserire al centro il burro in cubetti. Io ho preferito utilizzare lo shortening più comune, il Crisco. Inserite all'interno della fontana 3 cucchiai d'acqua e adesso possiamo iniziare ad impastare. Se necessario aggiungete ancora 2 cucchiai d'acqua. L'importante è che il tutto risulti molto liscio. Questa è una di quelle volte in cui dico a me stessa che avere un'impastatrice in casa è sempre una buona idea. Sarà bene impastare almeno per 15 minuti. Ed ecco il risultato, dovrà riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. E mentre la pasta riposa in frigo per circa mezz'ora, imburreremo le teglie e prepareremo il ripieno. Solitamente imburrare le teglie è la parte più noiosa di ogni ricetta. Questa volta ci sarà una parte ancora peggio. Comunque, nel caso in cui vogliate fare come me e utilizzare degli stampi più piccoli per fare delle mini crostate e non ne abbiate uno come il mio, romantico, potete utilizzare quelli che si trovano in commercio. Di questa dimensione ne saranno sufficienti 3 per le dosi che abbiamo visto insieme. E adesso andiamo a preparare il ripieno. Andremo a mettere insieme alle ciliegie 3 cucchiai di farina, 2 cucchiai di zucchero di canna, poi a me piace mettere un limone, esattamente come se si trattasse di un apple pie, e della cannella. E ora forza e coraggio, bisogna denocciolare 800 grammi di ciliegie, l'avevo detto che c'è la parte noiosa. Possiamo preparare il ripieno direttamente nella ciotola dove sono le ciliegie e mettere 3 cucchiai di farina, 2 cucchiai di zucchero di canna, una punta di cucchiaio di cannella. E infine spremere metà limone all'interno del composto. Bene, la pasta ha riposato, adesso accendiamo il forno, 180 gradi ventilato, in modo che possa preriscaldarsi e prepariamoci a stendere la pasta. Ho disposto della farina sulla spianatoia, in questo modo. Nel caso in cui abbiate optato per un'unica crostata, allora dovrete dividere a metà la pasta. Nel mio caso, invece, ne farò delle piccole sfoglie.
inserire la pasta perfettamente all'interno dello stampo. E adesso la seconda sfoglia. La seconda sfoglia è pronta, ma prima mettiamo il ripieno. Inserite anche dei fiocchetti di burro o di shortening, come nel mio caso. Dovete fare in modo che i bordi superiori e quelli della parte inferiore aderiscano perfettamente. Una volta ultimata la preparazione della vostra cherry pie, infornate a 180 gradi in forno ventilato per 35 minuti. Dal forno arriva un profumo davvero incredibile. Per oggi vi lascio qua, non temete. Questa torta, come diceva mia nonna che l'ha preparata per 60 anni, riesce 100 volte su 100. È riuscita a insegnarla persino a me. Prima di salutarvi però, la riflessione e l'indizio di oggi. Dale Cooper è nella loggia. Ma Dale Cooper forse era nella loggia anche quando Laura Palmer è stata uccisa. Perché dico questo? Perché se nella loggia non c'è spazio, non c'è tempo, o comunque lo spazio e il tempo sono invertiti, probabilmente tutto accade contemporaneamente, nello stesso istante, solo su più livelli. Avete mai avuto un déjà vu? Cos'è un déjà vu? Ma l'immagine di qualcosa che ci sembra di aver già visto, o magari che stiamo vedendo da un'altra parte. E così incredibilmente il ripieno di una torta di ciliegia somiglia nel colore al colore di una stanza rossa e nella densità a qualcosa che sembra essere un olio, in realtà è caffè. Ciao da Barbara, ci vediamo alla prossima a Twin Peaks. Non chiedetemi quando, tutto accade ora. Fuoco cammina con me.